Continua il tour in Italia per parlare di giustizia, di questo referendum. Quali temi e qual è l'importanza di questo tour? Sono sei questioni che riguardano la legge Severino, la carcerazione preventiva che ancora persiste in questo paese. Ci sono 22.000 cittadini italiani che non hanno ancora una sentenza definitiva, che è quella che stabilisce la Carta Costituzionale come la prova della colpevolezza. Quindi in 22.000 sono lì da innocenti, molti di loro riceveranno un risarcimento per ingiusta detenzione. Ci sono le vittime dei processi, i martiri dei processi. Abbiamo un referendum quindi sulla responsabilità civile, sul sistema elettorale del Consiglio Superiore della Magistratura. Ci vogliono poche parole: il sistema, il libro con il quale Sallusti e Palamara hanno denunciato il funzionamento di questa magistratura. Noi arriveremo l'anno prossimo a votare questi referendum e quindi a sbloccare un Parlamento che da 40 anni non è in grado di fare questa riforma. Noi nell'87 votammo il referendum Tortora sulla responsabilità civile, l'80% dei cittadini era per l'introduzione della responsabilità civile. Dopo qualche settimana il Parlamento tradì quel voto e dopo qualche anno ci fu Tangentopoli. Noi abbiamo promosso questi referendum insieme alla Lega, con la disponibilità ad avere come compagni di viaggio chiunque è disponibile e si riconosce in questi referendum, perché c'è un dato di fatto e la Costituzione su questo è chiarissima: il referendum è popolare, è del popolo, non è dei partiti. Noi raccogliamo le firme, ma poi alla fine decideranno i cittadini l'anno prossimo in primavera se mantenere la situazione che tutti conosciamo o se invece procedere con una riforma.